Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Ammontano a 6 milioni e 700 mila euro i risparmi effettuati anche quest'anno dal Consiglio regionale del Piemonte grazie alla riduzione dei costi. È quanto emerso dall'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Assemblea, approvato a maggioranza. Superata la fase di emergenza, in Piemonte ripartono gli investimenti. Lo ha annunciato in aula il vicepresidente della Giunta regionale, illustrando la legge di assestamento di bilancio della Regione. L'esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana. Con l'ingresso fra i soci fondatori del MIUR, del MIBACT e di Banca Intesa San Paolo, deliberata dal Consiglio, la fondazione del libro diventa nazionale. A Palazzo Madama è stata intanto presentata la 30ª edizione del Salone, che si terrà a Lingotto di Torino da giovedì 18 a lunedì 22 maggio 2017. A un anno dalla nascita degli Stati Generali dello Sport, parte in Piemonte la campagna Dillo a Tutti, per convincere i cittadini a praticare uno sport e a promuovere il proprio benessere. Testimonial dell'iniziativa, nella prima fase, saranno i 100.000 studenti universitari di Torino. Riccardo Delicio, presidente CUS. Molto importante anche per lo sport nazionale, mettere insieme alimentazione, attività fisica e sport può essere molto interessante. Mi fa molto piacere che anche la politica abbia sposato questo progetto e il Consiglio regionale in particolare. Sarà nostro impegno con il mondo universitario che possa essere un passaparola davvero, per cui anche tutta la città verrà coinvolta. Con la giornata formativa dedicata agli insegnanti si è aperta a Palazzo Lascaris la 33ª edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, promosso dalla Consulta regionale europea e destinato agli studenti delle scuole superiori del Piemonte. Una tavola rotonda per riflettere sulla situazione delle comunità LGBT, lesbica, gay, bisex e transessuale nel mondo, i cui diritti sono ancora troppo spesso negati. Questo è il senso dell'evento internazionale dal titolo Tutti diversi, tutti uguali, organizzato a Palazzo Lascaris. La passione politica al femminile è stata protagonista dello spettacolo teatrale Figlia di tre madri, in scena al Teatro Vittorio di Torino, con il contributo del Comitato Resistenza. Sotto i riflettori la vita delle tre madri costituenti piemontesi, Teresa Noce, Rita Montagnana e Angiola Minella. Gabriella Bordin, regista. È uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare delle donne molto importanti che sono state le donne costituenti e hanno fatto parte delle 21 donne che hanno scritto la Costituzione. Raccontiamo le tre nate a Torino. Ci sembrava molto interessante raccontarlo perché sovente la memoria di queste persone non c'è più. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.